Siamo qui allo stadio Santa Nicchia, dove gioca l'omonimo campione italiano di subbuteo Cesare contro Bracco, che è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, anche di altezza. Peccato per i capelli che invece hanno fatto una brutta fine, però è un valido giocatore. Bracco gioca con una divisa scura della Ternana. Mentre Cesare con sembra un Brasile, sembra Brasile. Perché dopo lui se la ristudia, eh? Se la ristudia come le cassette gli allenatori. Venga, cameraman, lei è il professionista. Oh, che t'ha fatto? E poi si sbaglia sul più bello. Allora, l'altro giorno stavamo commentando, tu te la ricordi la Longari? Ha rischiato tutto? La Longari? E mai buongiorno. Ah, signora Longari, lei mi cade sul pisello o sull'uccello? Che dice? Sull'uccello. Ah, c'è proprio la casacca sul budo. Venghi, venghi, le lascio qui lo strumento. Buon proseguimento. Eccolo, eh. Ricordiamo che in questo momento i qualificati per il trofeo delle regioni sono Santanicchia, Perotti, Flamini, l'unico probabilmente ancora in bilico è Marco che se dovesse arrivare tre, no, primi quattro. Decidi tu perché c'è da guardare, se era fuori gioco, se era al tiro. Sì, era fuori gioco lì, però io ho colpito l'omino Però prima. se lui fa il becca al volo prima, No, è però becca al quando volo. fate il becca al volo c'era il fuori No, il gioco. fuori gioco c'è dopo, se in caso. No, Eh perché sì, no, perché deve arrivare la pallina fino lui ha a tirato, quel se lui l'ha fatto. qua. E allora becca al volo. Allora è becca al volo, quindi devi rimettere così, una Io cosa del sempre l'ho genere. fischiato perché ho visto Becca al volo, una cosa del genere. Ok, ma c'era pure avanti? Sì, ce Sì. l'avevo avanti. Ma questo lo c'è. No, non è becca il volo. Bellissimo il gol di Cesare che porta in vantaggio, giusto? È stata una situazione un po' complicata perché Marco ha fatto becca al volo su un fuorigioco, però la palla non aveva ancora superato il difensore. Tanto si sente, sei dei nostri. Nonostante il 42.
Comunque, per chi interessa il vino, oggi pomeriggio Poligno, Palazzo Candiotti, 60 cantine espongono. No, facciamo anche la marchetta su. Si beve alla grande. Lo sponsor Gatti, che ha uno sponsor personale del vino. Ci sono tutti i sagrantini, tutti i bianchi d'Orvieto, anche martigiani. Palazzone, Falesco, Barberani, Reugnano dei Barbi. Attenzione, No! A Costa, no? Paolo e poi a Costa, va. Bravo Marco, però, eh. Bravo Marco, bella azione. Presa, presa. L'abito che è Gatti? No, ah. Cambio. Esatto. Vabbè, sento seduto. Se va fuori il mio? E se va fuori dentro qua, sì. No. No, il tuo. C'è lo stop. No. Cambio. Traversa intanto di là del flamo. Non so se qui è falo, ma non credo, perché voi non mi piace. Non ha toccato il mio. Sì, sì, sì. Ah, ah, è chiaro. Stop, mossa. Cambio. Sì. Back. Back. Bravo Marco. Bravissimo Marco, che fa un grande accordo. Back. No. Ah, fuori, bella azione Marco, due tiri di Marco, due tiri di Cesare, ma in questo momento 2-0 per Santanicchia. In questo momento si decide il primo posto del girone, credo. Ah no, ho sbagliato, scusate, si deve giocare con Silveri. Palo. Qui? Sì. C'è lo stop. Cambio. Attenzione a Favero. Parata stavolta. Cambio, cambio, cambio.
Non c'era. Al volo. Devi rifare il lancio. Qualcosa del genere? Non è tirabile. Bravo Marco. Aspetta, scusa. Sì. Fallo. Oh, sotto, sotto. Hai visto il mal nuovo? No, cioè, raga, sta cercando. No. Fanno la stazione. La tieni. Mo si mette così. Ok. Ecco. Ci scusiamo per il ritardo. È reiniziato il secondo tempo. E c'è subito angolo per Cesare. Quella effettivamente è stata la proposta di far salire più squadre e fare l'anno prossimo la D, però a me non mi piace il discorso di farlo così già fatto. No, perché qua diventa una fotocopia del sì, diventa una fotocopia del CDT. Invece la D cioè la C è tirabile, quello fuori gioco. Ah, è vero, lo voglio fare. Quindi sto qui io, no? Sì. Anche perché poi non sai quando lo sono tutto va bene, perché se lo rifai a Pisa, c'è una delle squadre a Dio da Bravo, pensavo che adesso tu. Cambio. Hai capito il botte? No, cambio, cambio ragazzi. Buono, no, non era prima la palla. Sì. No, vuoi fare solo prima la palla. Vai, punizione. No. Allora, Marco, questo. Che ti sei perso Pierluigi, che ti sei perso
un gol in posizione, un'acrobazia ha fatto. Dai, moglie, fai tre a tre come l'altra volta, no? Non è che intanto che riuscireste a darmi il cambio, eh? Te la senti? Sì. Il cameraman ufficiale si è dato. Bello! Quanto state? 2-0. Ma qua, ma secondo me è migliorato l'ultima volta. Ma questo è migliorato tantissimo. Grazie, ragazzi. Poi macchina, poi macchina. E ha migliorato il CDT. Poi macchina. Sto giocando solo a CDT. Per il torneo di domani. In macchina io faccio una mattina e poi pure se qualche esercita in macchina, no? Si mette tu stile dietro, sto fisico. Alcune cose che ho visto. Parata? Sì. Mamma mia! No, pensavo non la vedevo. Però qui ha avuto l'occasione. Se di religione magari fai il miracolo, vai. Aia. Il portiere ha preso il bene. Ma scusate, ma io posso tirare? Certo. Tu puoi tirare. È automaticamente tocca a me. Tu fai tanto qua la onda, c'è la onda. No. No, questo è il tiro. Ma io non lo so. Aspetta, chiama però, sta calmo. Ma io non lo so. Chiama se è fuori gioco. Non dico niente. Sarà andato male, ma da morte. Esatto. Vai. Qui signor arbitro, per piacere. Sei il capitano della squadra. Ma madonna, ma se dico Saitta, mi posso sentire una cosa? Posso, tu Saitta? Schiavone, l'arbitro gli ha fatto... fallo di Michelangelo. E gli ho fatto... fallo di signor Mazzini. Ma chi era? Aspetta, sono andato a vedere la partita, c'era Saitta contro Mazzilli. Ma Saitta chi scrive in bagheria? Sì. Ah, ok. Aspetta, Saitta gli fa così con l'omino a Mazzilli. Per dare io? Sì. No, se devi dare un po' di l'omino. Oh, giuro, l'ho visto, eh. Ah, mi scusi, ha detto. Ha fatto una faccia con la Saitta 5-0. Sì. Stai qua se fa peggio di me. Ma bravo sto Saitta. Dai, sbagliato. Bene, il giocatore. Bravissimo, fuori bravo. Che la si è fermata? No. Ho vantaggio, aspetta. Non ce l'ho fatto.
Sì. Io l'ho visto giocare. Ha una decisione. No, no, sta giocando bene, sta giocando bene. È asfissiato. Ha fatto la differenza. Capito? Un po' asfissiato. Perché noi siamo usciti a parte Buono e Antonino. Chi l'ha fatto Buono? Augusto. Mazzo. Lui l'ha fatto la A me questo Stefanino mi piace. Mamma mia, Stefanino che giocatore. Vedremo un pezzo con la luce. Ha massacrato Teo, l'ho visto Stefanino. L'idea era bella. Che ridi, Giuseppe? No, perché ha detto che stava spiegando su Budi, un amico mio di Milano, mi fa... Io e Fagioli, questo nome no, ormai... scommettiamo che sali sul foglio, dirò, perché più che il foglio è un patibolo. Istituto San Francesco, vado. Vado. Istituto San Francesco, dove sta mia Puma? Ah, lì è Piazza Artigiani. No. No, ho sbagliato il tuo. Mai questa andata. Finita? Ah, ho fermato 5. 5, manita, vai!